una serie di attività nelle varie testate giornalistiche cittadinanze, arriva a lavorare per la Repubblica, vince il concorso da annunciatore RAI nel 1986, non ritiene di dare seguito a questa affermazione personale perché scatta l'assunzione con il quotidiano Il Centro, dove rimane fino al 92, anno in cui la RAI è nel tuo destino e torni nella massima emittente concessionaria del servizio pubblico radio televisivo. Fino a che nel 96 Marino Bartoletti non ti chiama alla testata giornalistica sportiva. Ora, quello che volevo chiederti, Andrea, due cose molto elementari, quando ti lascio il microfono anche per ricordare Alessandro, il bello della vita di un cronista, visto che è un premio giornalistico, il cronista sportivo ha due momenti fondamentali: condurre una trasmissione televisiva di prestigio consolidata, oppure l'episodio, la grande affermazione di un atleta che ha la fortuna di commentare. Prendendo il tuo caso, ti ha dato più soddisfazione commentare gli ori di Cassina e gli Urichetti nella ginnastica, oppure condurre trasmissioni solide nella storia della RAI come Dribbling e Processo alla tappa, che tolta la domenica sportiva e 96 minuto sono quelle più prestigiose? Buonasera a tutti intanto, grazie per essere venuti qui per ricordare un amico, Alessandro Orsini. Lo ricordiamo magari poi più tardi con un episodio a me caro, magari non troppo alla famiglia Orsini, ma poi vi svelerò il perché. Di episodi ne ho, di vicende, di eventi ne ho raccontati davvero tanti in questi 20 anni di avventura con la RAI, però probabilmente il più significativo è quello legato a Radio Labila, agli inizi. Avevo un autista personale che si chiamava Giampaolo Arduini, perché io non avevo la patente, e lui mi veniva a prendere in occasione delle partite allo stadio pazientemente, e andavamo a fare la radiocronaca. La Radio Labila andava piuttosto bene, Radio Labila con tante capaldi inventata, però allora direttore era proprio Giampaolo Arduini. Io credo, anche se la legge sulla diffamazione, su ciò che è accaduto adesso, per favore adesso non... No. Penso che sia andato in prescrizione quel reato, Giampaolo. Vorrei raccontare un episodio che ho taciuto per tanto tempo, ma che probabilmente adesso posso dire. Poi ditemelo se tu mi fermerai in tempo. Allora, Radio Labila era in concorrenza con un'altra emittente, Radio Luna, e dovevamo andare a fare una radiocronaca che avevamo creato pagando noi, forse l'unico esempio in cui i dipendenti pagano se stessi, perché eravamo una cooperativa, tipo il gruppo TNT di Alan Ford. Dovevamo andare in una zona del meridione e dovevamo fare una cronaca particolarmente importante, perché L'Aquila doveva essere promossa in serie C1, e l'unica radio disponibile a darci il ponte in realtà era collegata, strettamente blindata, nonostante i nostri tentativi di corruzione con 4 salami di peppone e 4 caciotte, non ci fu niente da fare, niente, andarono con Radio Luna. Allora, con direttore Giampaolo Arduini, escogitammo questo. Ci collegammo, grazie a DF, Giorgio Fanci, un dentista che ha massacrato dall'alto anche i denti a mia moglie, ma non gliele voglio perché è una carissima persona, e escogitammo una sorta di apparecchio per cui in una casa, io stando all'Aquila, potevo ascoltare la radiocronaca di Radio Luna e riproporla al pubblico aquilano. Che cosa accadde? Che però vennero a prendermi i fratelli Landi, che adesso non sono più all'Aquila, mi misero, chiedo scusa per il paragone irriverente, di Aldo Moro, dietro la macchina con il plaid sopra, perché dovevo far figurare che ero andato giù in meridione, e mi portarono a casa loro. Un bacuccato, scesi, e loro facevano il pubblico, quindi si avvicinavano e facevano immaginate dopo pranzo che cosa poteva essere la valida per i fratelli Landi, mentre io ripetevo ciò che diceva Radio Luna, per cui per esempio Arduini passa il pallone a Orsini, e io ripetevo Arduini passa il pallone dopo un dribbling aggiungendo qualche cosa per togliere. Radio Luna si insospettì, perché disse: ma com'è possibile? Siamo soltanto noi là, che qua? E nel secondo tempo cominciarono a fare degli aggiornamenti dagli altri campi. E io inventavo letteralmente delle situazioni per cui la palla andava a finire in tribuna, in essa laterale, il giocatore che protestava contro l'arbitro. Fatto sta che, siccome noi ci sentivamo benissimo e grazie stavamo all'Aquila, tutti i bar, tutti quanti le eventi visero su Radio Labila, e fu un trionfo, bravissimi, siete stati bene, poi gli altri uomini erano imbufaliti. Adesso la domanda è, non è la domanda se fu truffa, la domanda fu, ricordate che Giampaolo Arduini era il direttore, votereste ancora quest'uomo?